Attenzione ragazzi, rilevato alto bastardo pieno di fazzo con cui stiamo combattendo. Benvenuti all'altra parte di Metroid Prime. Stiamo combattendo questo antipaticissimo mostro ricoperto di fazzo. Sinceramente non è che mi ricordo benissimo come si batte, però dai, prima sono riuscito a fargli bene o male un bel colpo. Guardate quanta vita gli ho tolto con un solo supermissile. Ok, allora rispiego anche qui come si batte. Bisogna prima, simile al mostro di roccia che abbiamo battuto a Fendrana, bisogna distruggere parte per parte tutti i pezzi del corpo. L'ho ricoperto di falso ovviamente, quindi le gambe e poi le braccia, le spalle. Perfetto, abbiamo distrutto una spalla e una gamba. Ecco, solo che lui quando tiene la mano davanti ci assorbe tutti i colpi. E questa è una cosa molto bastarda. Ok ragazzi, abbiamo battuto anche questo. Anche questa volta abbiamo distrutto tutti i pezzi del lomaccione. Anche qui lui si teletrasporta e noi lo cerchiamo, ce ne freghiamo dei pirati e lo cerchiamo, lo aspettiamo. Un momento all'altro dovrebbe farsi vedere su una delle pozze di fazzo. Intanto iniziamo a caricare super missile, ecco qua. Beh, ancora un super missile e l'avremmo messo KO. Adesso ci sbarazziamo dei pirati spaziali. Ah no, questo è bianco. Ok, allora quello lì è rosso. Lui intanto non so ancora dov'è. Ah, eccolo lì. Passi inosservato lì. E va bene. Oh, allora ripetiamo il paesaggio, sì. Ripetiamo il passaggio l'ennesima volta. Ma via, via. E vai. Ma yes. Aia, odio quando mi tira gli schiaffi. Allora, dai, colpiscimi. Ok, bene. Scusate se la parte scorsa l'ho dovuta dividendo in due parti, ma ho superato i 15 minuti da un bel po'. Allora, un altro colpo di super missile dovrebbe essere a posto. Quindi ancora ci prepariamo. Il passaggio è sempre lo stesso. Aspettiamo che lui inizi a caricarsi su una delle pozze di fazzo. Noi lo aspettiamo. Intanto noi aspettiamo, siamo pazienti. Tanto prima o poi dovrà riuscire, non è che non può restare invisibile per sempre. Il gioco dice che non puoi. Eccolo! Ah, battuto finalmente! Adesso Samus sta lì impalata, mentre il mostro di Fazon gli cade addosso. E cadendogli addosso tutto quel Fazon, voi direte, poverina, a quest'ora sarà già morta. E invece no, perché con tutto questo Fazon, non si sa perché, però Samus, eccola, acquista una nuova tuta. Molto più figa, guardate che nera. E anche un nuovo raggio. Questa è la tuta Fazzon e il raggio Fazzon. Ottenuta tuta Fazzon. Poi non lo dice, ma abbiamo anche il raggio Fazzon. Però il raggio Fazzon, adesso con la tuta Fazzon possiamo andare liberamente su Fazzon, che non ci facciamo male. Stavo dicendo,
Allora, ora che abbiamo la tuta Fazzon, bisogna tornare indietro a prendere l'ultimo sigillo. Perché l'ultimo sigillo si trovava in mezzo al Fazzon, ora possiamo andarci tranquillamente. Quindi possiamo prendere l'ultimo sigillo e andare verso la fine del gioco. Ormai ci siamo, ragazzi. Manca poco lo scontro finale. Voilà. Ah, beh. Ecco qua. Adesso, fino alla fine del gioco, avrà questa tuta nera, Samus, che bella. Sì, la tuta, intendo, eh. Sì. Cioè, gli dona. Nero e rosso. Ok. Si intona con il... Si intona con la tuta Fazzon, sto dicendo. Eh sì, tuta Fazzon. La tuta Fazzon si intona con la cosa... Come si chiama? La... Com'è? Il raggio plasma, ecco. Non mi vengono mai le parole. Ah, che schifo. Levati, 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 levati. Ops, volevo prima congelarti e poi spararti insieme. Allora, torniamo indietro. Torniamo indietro. Torna Andrea. Torna Andrea. Allora. Yeah, in mezzo a Fazzo non ci facciamo male. Quanti metri hai però? Ho sparato tre colpi a caso, tre colpi ho preso il Metroid. Che culo. Ah! Via, via, via. Andate via. Chi vi vuole? Via! Non possiamo passare se abbiamo un Metroid attaccato. Che fiat. Non c'ho voglia di battere i Metroid. Però se non li batto mi si attaccano. Oh, cioè, fai salire... Oh, ok. Ecco, qua. Finalmente. Scendiamo qua giù. Rompiamo questo. Fazzo. Pensate quanta vita staremmo perdendo se non avessimo la tuta. Che palle però, quante rocce ci sono. Eccolo qua, eccolo, 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 ho ottenuto il sigillo Chozo. Questo è il sigillo del prescelto, l'ultimo dei 12. Ta 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 ta, abbiamo tutti i sigilli, vai. Ora l'ascensore più vicino, sì, possiamo anche dire l'ascensore meno lontano, si trova lontanissimo. Allora, di qua la strada di sicuro non la prendiamo. Dove sono io? Mi sono perso. Sono qua. Allora, siamo per di qua. Poi qua. Di qui. Ah, ok. Pensavo fosse ancora più lontano invece, dai. Non lo è poi tanto. Ora, la strada che abbiamo appena fatto la rifacciamo al contrario. Tanto in mezzo al Metroid, ai Metroid. Non mi fate cadere se non siete morti, a parte che siete morti lo stesso perché mi avete già rotto. Ah sì, questi qui sono i Metroid che si separano, cioè li colpisci per un po', poi si separano in due Metroid di colore diverso. Ogni Metroid ti uccide col colore corrispondente, col raggio del colore corrispondente. Oh, il modo in cui si è staccato da me mi ha fatto ridere. Ah, bastardo! Via. Ok, allora. Oh, non mi sparava al raggio. Oddio, beccare i metri lontani perché non li becco mai. Spara a raggio, mi sa che... Ho qualche problema, non ci metti 40 anni per sparare a raggio. Più che altro perché quando devi passare dal missile al raggio, no? Che il braccio cannone fa tutte le acrobazie, no? Qui ci mette 40 anni, come minimo, per prepararsi a sparare a raggio, insomma. Ok, siamo tornati qua.
Adesso risalviamo, così dalla prossima volta siamo già pronti ad andare verso la fine del gioco. Mancano proprio poche parti ormai. Non ho tenuto il conto di quale parte sarà questa, sarà la 30ª, presso a poco. Anche di più, 31ª, vabbè. Quindi meno di 40 parti sicuramente. Meno di 40 parti sicuramente. Quindi è sicuramente più corto di Super Paper Mario come walkthrough. Strano, io pensavo fosse molto più lungo questo gioco, invece. Aia. Forse Super Paper Mario che è più lungo di quanto mi immaginavo. Vabbè. Io mi immaginavo che Metroid Prime fosse molto più lungo di Super Paper Mario, invece è il contrario. Qui finirò i due walkthrough più o meno contemporaneamente, adesso non sto a fare precisamente i calcoli. Qui attiviamo uno a caso, un ascensore qualunque, aia, levati da me. Cioè, è rimasto schiacciato dall'ascensore, che figata! Guarda quanto falso, che bello! Allora andiamo. 12 minuti. Ehi, serbatoio energia, che figata! Pom 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 pom. Attiviamo l'ascensore, sì. Abitudini. Apriamo le porte. Questa stanza ce l'avamo già stati un po' di tempo fa. La riscaliamo. Aia. Vabbè, va, non siamo prima di Metroid perché. Levati, 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 levati. Perché non sei ancora arrivato? Levati. Qui lo colpiamo per un po'. Se lo colpiamo per un po' poi si. Appunto, se lo copiamo per un po' poi si dovrà dividere, però fa niente. È morto lo stesso, meglio ancora. Aia. Allora. Ah, filalala. Allora, andiamo di qui, prendiamo di qua, prendiamo su, prendiamo giù, prendiamo a destra, andiamo a sinistra, prendiamo avanti, poi andiamo indietro. Finalmente, non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Non è che mi dispiace fare questo walkthrough, cioè, non vedo l'ora di finirlo, ma non perché mi dispiace fare questo walkthrough, anzi, mi diverto abbastanza, però, cioè, la fine di un walkthrough è comunque un momento troppo bello. Quello lì è rosso, quello lì è viola, sono diventato daltonico, be be bella notizia, vero? Oh, che modo originale. Ehi, tu! Oddio! Stavo appunto dicendo, fai come ha fatto il tuo amico, invece l'ho fatto io. Odio quando mi spingono giù. E poi i loro raggi, cioè non è che sono così potenti da spingerti via, sembra Brawl, sembra. Mamma mia. Va bene. Aia. Fra un po' vi devo salutare, intanto andiamo qui, ok. Andiamo, andiamo, andiamo. È passato come un fulmine. Allora, adesso dobbiamo andare. Ma. Oh, porca. Ho sbagliato strada. Quindi, torniamo indietro. E facciamo finta che tutto ciò non sia successo. Bisogna salire. Ehi! Meglio così, va! Stavo per cadere di nuovo! Qui andiamo con l'aracno, l'acnosfera. Ui! Vai giù, dai! Segui i tuoi fratellini! Bravo! Vola. Andiamo qua, poi passiamo per di qui. Poi di là forse. Ah sì, poi ci dovrebbero essere piattaforme invisibili. O forse no. Ah, lassù. Allora bisogna salire di qua. Poi di qui. Bene, fra un po' vi saluto. Ammazzo torrette e poi vi saluto. Anzi dai, inizio a salutarvi da adesso.
e vi do appuntamento alla prossima parte di Metroid Prime. Ciao ragazzi.